Sì, grazie Presidente. Ci viene da dire, tanto ringraziamo il Presidente del Consiglio, il Governo per questa informativa e ci viene da dire finalmente ci siamo trovati davanti a un negoziato con l'Europa. E anche questo è un segno importante di cambiamento dei tempi, visto che eravamo abituati in passato a seguire con troppa remissività le decisioni della Commissione europea. Negoziato intenso, che è durato anche per un lungo periodo, che è la testimonianza che l'Italia ha giocato la sua partita, l'ha giocata senza sottomettersi. E infatti, devo fare il discorso che ha fatto Errani? Grazie. Senza sottomettersi. E cosa ci dà la misura del fatto che non ci siamo sottomessi? Che sentendo i commissari che oggi hanno fatto la conferenza stampa, che hanno detto che è stata evitata la procedura di infrazione, però la soluzione adottata non era proprio quella ideale per l'Europa. Quindi è la testimonianza che anche l'Unione Europea è dovuta venire incontro alle esigenze di questo governo. Se no, non l'avrebbero detto. Complimenti Presidente, Consiglio, complimenti anche al Ministro Tria, che avete dovuto ovviamente subire notevoli pressioni anche esterne in questo periodo, perché avete tenuto fermi i principi e i capisaldi della nostra manovra. Bravi a tenere duro sui tagli strutturali che potevano sì compromettere le misure più care al nostro esecutivo. Ovviamente mi riferisco a quota 100 e al reddito di cittadinanza. Grazie per aver ridato, ed è questo quello che il popolo oggi sente, alla luce, dopo aver seguito tutte queste trattative, di aver ridato dignità ad un paese abituato a subire le scelte dell'Unione Europea, che invece oggi viene considerato con maggiore rispetto. Ricordiamo che siamo partiti dall'1,6, poi è diventato 1,8 e noi siamo andati al 2,4 e alla fine la giusta mediazione è stato il 2,04. Lo ricordiamo. E poi non abbiamo, signori, sbagliato i conti, perché se è vero il detto, melius abundare quam deficere, quando si fanno le manovre bisogna farle con intelligenza, e anche su questo abbiamo cambiato, perché rispetto alla vecchia manovra, su cui nel previsionale era previsto un rapporto deficit PIL dell'1,6, a consuntivo abbiamo verificato che era salito 2,4, esattamente l'opposto di quello che facciamo noi. Noi invece, che siamo persone serie, quello è il numero che diciamo all'Europa e quello è il numero che troverete a consuntivo. Anche questo è un segnale del governo del cambiamento. Poi non venitemi a dire chi paga i danni di questa trattativa con lo spread che è salito, quant'altro. Scusatemi, me li sono annotati i dialoghi famosi con l'Europa degli ultimi 7 anni. Allora mi viene da dire chi paga i danni della riforma Fornero. Chi li ha pagati? Chi ha pagato i danni delle politiche di austerity che hanno eliminato la classe media del nostro paese? Chi pagherà? Chi ha pagato, chiedo scusa, i danni di farsi carico dell'onere di 600.000 immigrati per gli 80 euro? Chi li paga? E chi li ha pagati? Ma potremmo parlare del fiscal compact, potremmo parlare dell'aumento della tassazione, della riduzione dei tagli fatti ai nostri enti locali, sì, ed Errani questo se lo ricorderà bene. Per favore termini. Scusate, manovra c'è stato detto manovra inesistente. Ne parlavamo ieri anche con
il capogruppo dei 5 Stelle, come manovra inesistente? C'è la manovra, avete fatto 2.400 emendamenti come minoranza, avete fatto 2.400 emendamenti sulla manovra che non esiste. No, non offendiamo l'intelligenza delle minoranze, noi non lo facciamo. Chi pensava che fossimo ovviamente dei dilettanti allo sbaraglio, oggi si deve ricredere, perché evitiamo la procedura di infrazione senza rinunciare alle nostre priorità. Già, ed è anche un bel segnale, sapete, all'Europa, ai mercati, che tutte le balle che avete raccontato sul fatto che vogliamo uscire dall'Europa non sono vere. Noi non vogliamo uscire dall'Europa, vogliamo cambiare le regole comuni che miglioreranno la nostra Europa, ed è ben diverso. Così come vi dovete ricredere sul ruolo del Presidente del Consiglio. Quanta ironia facile è stata fatta nei suoi confronti, come se fosse una sorta di comparsa nell'esecutivo e nel governo. Bene, oggi bisognerà riconoscere, perché questo è quello che il popolo italiano farà, e lo dovrete riconoscere anche voi, per favore, concluda. Le sue doti di ottimo mediatore e negoziatore, e per aver giocato un ruolo decisivo per il nostro Paese. Grazie.